In questo fottuto episodio. Ragazzi, una che urla come se le avesse infilato un palo nel culo. Ok, secondo me non capiamo. Secondo me non capiamo. Vai che ci sono i soldi al Conan, signore! Sono i soldi al Conan, cazzo, falli ferma! Fight! Bella ragazzi, sono Flayne e bentornati, siamo qui, signori, di nuovo su GTA, ragazzi, con una nuova mod. Come piace a mia madre. Dopo, ragazzi, la mod di Venom, che è stato un qualcosa di assurdo, quest'oggi, ragazzi, per voi ho la mod di Iron Man, che, ragazzi, pensavo quella di Spider-Man fosse la più bella, ma vi garantisco che quella di Iron Man è un qualcosa di devastante, ragazzi. Se volete il casino, questa è la puta mod che fa per voi. Ci tenevo, ragazzi, comunque a ringraziarvi di persona per tutto il supporto che ci avete dato in questo periodo, ragazzi, per quello che riguarda gli strike. Siete stati veramente fantastici, ragazzi, grazie davvero di cuore. Materiale antisruscio! Allora, manigas, cosa faremo quest'oggi? Quest'oggi, ragazzi, vabbè, come sempre, bordello, ragazzi. Ma tra l'altro non è, ragazzi, solo la mod di Iron Man, ma anche la mod della casa di Iron Man. Perché, ragazzuoli, Tony Stark, che non è un parente di Eddard Stark, ha deciso, ragazzi, di trasferirsi a Los Angeles. Quindi noi andremo quest'oggi, ragazzi, a rompergli le palle. Ma ragazzi, quest'oggi, prima di cominciare, come solito, vi devo lasciarmi un bel pollice, ragazzi, per questa mod dovremmo superare i 6.000 mi piace. E appunto, ragazzi, come vi ho detto, al raggiungimento di 6.000 mi piace inizierò di nuovo la mod sulla vita reale. Ragazzi, mi piace che quest'oggi dovete mettere con il naso. E una volta fatto ciò, ragazzi, commentatemi qua sotto con scritto miglio. Ragazzi, quest'oggi il miglio si giocherà la challenge. Ragazzi, ma partiamo subito perché ho troppe cose da mostrarvi e non so se riesco a fare in tempo in tutto questo video. Guarda che bei tartufi secchi. Buongiorno di casa, posso prendere la macchina, vero? Che gentili, che persone per bene. Bravo Franklin, prendi la macchina, esatto, va bene, hanno detto che a loro va bene, quindi te Franklin puoi prenderla senza alcun problema. Arrivederci, signori, scusate per il pattume, non lo faccio più, non l'ho fatto apposta, chiedo scusa. Aspetta, attenzione, si avvicina, sorpassa a destra, pericolosissimo, verso la meta, la casa di Tony Stark a sinistra, derapata incredibile, attenzione, senza incidente. Minchia, schivato in pochissimo. Eccoci qui, a casa, ragazzi, di Tony Stark. Tony, prepara il whisky, che porca puttana, ci spacchiamo a merda. Tony, se non fossi stato qui non ci avrei mai creduto. Ah, raga, il party deve essere già iniziato. Vedo Pier Francesare, quindi, ragazzi, siamo già a posto. Pier Francesare, smettila di dire stronzate. Hai detto che mia madre c'era più lungo di te, figlio di mignotta. Voi non rompete i coglioni perché ce n'è anche per voi. E quella deve avere gli orgasmi così a caso, ma va bene. Ragazzi, qua abbiamo la zona palestra, appunto, con i bilancieri. Mentre questa parte, ragazzi, tanto sono scappati tutti, abbiamo la zona, ragazzi, la zona cucina, la zona bar, il vino. Quindi, ragazzi, siamo già pronti a ubriacarci come pochi. Del resto, ragazzi, ce ne frega un cazzo, perché qua c'è un tostapane, c'è un ananas. E io sinceramente non ho voglia di fare un video sulle ananas. Qua sotto deve esserci il laboratorio, se non erro. Dico bene, buongiorno di casa, salve, buongiornissimo, buongiorno. Ok, ragazzi, questo è il laboratorio di Tony Stark. Qua abbiamo, ragazzi, tutti i computer, tutti gli attrezzi. Tu, ragazzi, deve esserci anche una macchina qua dentro, non ne sono sicuro, ma in teoria sì, non so perché non me la spawnate. Comunque fotte sega, qua abbiamo un motore, questa è tipo una console, viene a suonarci Martin Garrix qua sotto, va bene. Ragazzi, e qua abbiamo la vetrina con tre fighissime armature. Ragazzuoli, le ho aggiunte tutte e tre, il problema è che non riesce a caricarmele tutte. Me ne carica solo una, quindi proveremo solo questa. Ragazzuoli, direi di avervi mostrato tutto quello che c'è, insomma, di questa casa. Raga, tranne il cesso, perché il cesso non l'ho visto. Questi si vede che cagano fuori dal giardino. Quindi direi di finire innanzitutto, ragazzi, il giro della casa. Dico, ragazzi, 30 volte, ma ormai, ragazzi, avete fatto l'abitudine. Un'altra volta, tra l'altro, adesso qua, appunto, abbiamo la zona dell'elicottero. Qua cosa abbiamo? No, raga, fighissimo. Guarda che dobbiamo stare attenti a non volare di sopra. Ok, questa forse è meglio tagliarla. Ma signori, finalmente siamo qui, pronti in mezzo alla strada, come farebbe chiunque, perché dobbiamo trasformarci in Iron Man e dopo Spider-Man e dopo Venom. Ragazzi, non potevamo che diventare una fottuta scatoletta di tonno robotica. Io male. Vieni a me, Iron Man, eccolo qua, ragazzi. Che cazzo vuole questo? Oh, mi scusi, però la cortesia, io non le sono venuto addosso. Sto stronzo. Con tutte le varie abilità, ragazzi, devo ancora provare questa mod, l'ho solamente vista, così dovrebbe... Madonna, che figo, ragazzi, fighissimo. Così dovrebbe sparare, esatto. Torni qua, signore. Oh, ma che cazzo mi investe anche quello. Torni qua, signore dell'autobus. Al volo scaduto, non si può girare per strada, porca puttana. Ragazzi, fighissimo, raga, vi giuro che è tremendo. È fottuto terrorismo questo. È fottuto terrorismo. Buoni con le macchine, non so se siete immatricolate per esplodere. Ragazzi, una che urla come se le avesse infilato un palo nel culo. Mi scusi, sono impiombata, però anche lei potrebbe farsi i cazzi suoi, eh. Così può volare, in teoria. Se faccio così, in teoria aumenta l'intensità. Esatto, ragazzi, vola più veloce. Ah, ma sono arrivati i poliziotti. Buon...
Cosa cazzo ha fatto, raga? Ma quanto è figa sta mood! Ma spegnete quei fari, porca troia! Anche questo cos'è? Ma non siamo in discoteca, ma basta con ste luci, porca troia! Giù così! Buongiorno signore, buongiornissimo! Vabbè, arrivederci! Qua non si lasciano le macchine qua in mezzo, via, per favore, porca troia! No, raga, è veramente troppo bello, è un macigno, ragazzi, è infermabile! Beh, non mi sbaglio, ne saranno andati in ferie, ma se non rispettate la legge poi mi incazzo, eh! Venga, con un secondo, io voglio solamente farle capire che lei ha rotto le palle! Ecco! Ragazzi, in teoria questo dovrebbe essere un raggio laser. In teoria, in pratica non so perché non fa un cazzo, ragazzi. Non fa male, non fa niente. Cazzo vuole questo? Minchia, mi cava tutta la vita sto stronzo. Ma quanto diavolo... No, raga, che cazzo è? Forse, ragazzi, quella è una cosa che entra con la mod. Perché minchia, fa troppo danno. Faccioci il signore dell'elicottero. Sta schifo, mi ha rotto le palle. Perché non fa niente. Dai, raga, non salta per aria nessuno. Anche sto elicottero non fa nulla. Ah, sono bei elicotteri. Buongiorno, signore dell'elicottero, salve. Stia attento che girano brutte co... Ok, secondo me non capiamo. Non capiamo. Porca troia, che male. Raga, come cazzo ha fatto a morire? Forse avevo poca vita con l'esplosione, è morto, vabbè. Ragazzi, però mi sorge un dubbio. Ma se prima eravamo neri e adesso siamo bianchi, ma perché non ha fatto così anche Michael Jackson? Raga, non faceva prima? Mi scusi, signore, ma per la legge del fosso la macchina è di quello che c'è la più grossa. Quindi vai così, Michael. Che in teoria dovrebbe essere Franklin. Cioè, allora a questo punto, ragazzi, sarà Michael Jackson. Perché non so più che cazzo dire. Vai Jackson, cantaci una canzone già che ci siamo. Bravo, bravo, così. Bravissimo. Madonna mia, ragazzi, che pilota il nostro Michael. Tipo Michael Schumacher a questo punto, ragazzi. Sto capendo un cazzo. Sto dicendo troppe cagate. Non fare incidenti. Perché vai così. Comunque non so quanto convenga andare contromano, te va bene così, porca puttana gnotta, che frontalaccio della madonna. Cazzo vuole quello? Oh, mi scusi, a lei però se rompe le... Ma allora lei, scemo, io volevo perdonarla, lei rompe anche il cazzo, ma vada a fare in culo, ma porca, ma guarda questo, ma si fotta, ma vaffanculo. Ragazzi, è anche molesto. Ma vai a farti fottere. Cosa vuoi, ragazzi? Anche quella che si lamenta dentro la macchina. Mi scusi, ma si faccia i cazzi suoi. Se uno vuole fare, insomma, un po' amicizia a modo proprio, perché deve venire a rompere il cazzo? Ma vaffanculo. Oh, lì, vai, che ci sono i soldi al Conan. Signore, sono i soldi al Conan. Cazzo, falli ferma. Veloce, veloce, che scade, insomma, lo sconto sul frumento. Ok, forse abbiamo fatto troppi incidenti. C'è la macchina che comincia un po' a barcollare. Perché c'è una stella di polizia? Non me l'ho manco accorto. Dai, basta, non rompetemi le palle, che io non ho rotto i marroni a nessuno. Sono una brava persona. Sono una bravissima. Che figo, raga, che figo. Aia, raga, quello è morto, minchia, che brutto incidente, ragazzi, fighissimo. Un volo della madonna. Buongiorno, perché ragazzi mi stiamo andare contro mano? Facciamo una cosa, facciamo in breve, ragazzi, stiamo... Non porca troia, ragazzi, devo andare contro mano. Contro mano, vi garantisco che non succede alcun incidente. Quindi andiamo piano piano tutti in contromano. Che bello andare contro mano. Vabbè, ragazzi, dai, facciamo le varie persone. Vai, voglio andare nella mia corsia. Lì, perfetto, passiamo qua in mezzo. E ragazzuoli, adesso voglio... Madonna mia, che palle, non l'ho visto. Allora, Michael Jackson, Michael Jordan, Michael che cazzo ne so. Ammazzali tutti, cioè, basta, mi sono rotto le palle. E signori, è tornato tra noi Iron Man, la persona più ambigua di questo mondo. Sempre il fatto di Michael Jackson, non per altro. Ma che cazzo... È pazzo, ragazzi, è posseduto da chissà cosa. Qua c'è qualcuno, buongiorno, signor dell'elicottero. Ma lei lo sa che questo... Ecco, avevo detto, a quest'ora potrebbero volare i missili. E non è sicuro volare. Buongiorno, polizia, salve. Ecco, mi scusi, era partito un razzo, non volevo fare apposta, mi scusi. Perché cazzo... Cosa minchia fa, raga? Non devo prendere barra spazzatrice, altrimenti si rincoglionisce. Signor dell'elicottero, sua madre ha fatto gli gnocchi. Bravo, bravo, esatto, torni giù un attimo che poi si raffreddano e si incazza. Ma basta, polizia, basta, cazzo. Ragazzi, 4 stelle di polizia, voglio riuscire almeno ad averne 5, difficilissimo averne 5, voilà. Oh, no, raga, questi fanno troppo male, ammazzalo. Minchia, ragazzi, un filo di vita, via, via, vola, via, subito. Ho detto che ha fatto gli gnocchi, vostra madre. Oh, torna giù, puttana, venga giù. Adesso, ragazzi, piantiamo, non so, qualche missile. Voilà. Oh, meno male che un po' di intelligenza ogni tanto arriva. Ti allontano per l'amor di Dio, che mi hanno riscontrato il varicello. Il varicello, cos'è il varicello? Ho l'ebola, signore, stia lontano. Ecco, l'ho salvata, le dico subito che poteva incombere a brutte malattie. Mi hanno messo qua dentro perché sono in quarantena. Ho beccato le emorroidi, che non sono contagiose, però non van bene. Ecco, bravo, stia lontano anche lei, che poi si becca i sintomi. E non va bene. Ancora stico, madonna, fallo saltare subito, questi sono troppo stronzi. Faccia cheese, voilà, perfetto. Che 5 stelle, ragazzi, non me l'accolto. 5 stelle di polizia, ottimo. Oh, ma se facessimo pace andassimo a giocare al gioco dell'oca. No, no, non gli va bene, non gli piace il gioco dell'oca. Va bene, vaffanculo, anche te, ho detto di stare per terra, che c'ho la scarlattina. Raga, figata, c'è anche il carro armato. Porca troia, questo mi accoppa sicuro. Salve, buongiorno. Quanto è stupido, ragazzi, che ha preso il rinculo con l'esplosione. Però, ragazzi, c'è da dire che da quando c'è Iron Man... Cosa... Non si può volare a quest'ora, porca...
fatto? No, raga, è bellissimo quello di volare, non l'ho visto. Raga, non riesco più a farlo, non so come diavolo. Ok, ok, l'ha fatto. Raga, quanto è figo, a parte che va velocissimo, quanto diavolo è figo. 6.000 mi piace e vado a forza ancora con questa mod a fare il delirio più totale. Voglio centrare nell'elicottero, voglio riuscire a trapassarlo praticamente. Troppo figa, ragazzi, mod è troppo figa da battaglia, da combattimento, di pochissimo. Non so sparire, raga, sparire tutti gli elicotteri. Dai, non si può però giocare così, fatemi trovare. Eccolo, ragazzi, mi sto rompendo le palle. Vabbè, raga, ok, mi sono rotto le palle, li faccio saltare tutti alla vecchia maniera, così siamo contenti e felici. Contenti e felici. Ma dato che io, ragazzuoli, comunque sono una persona molto diplomatica, io direi di andargli a spiegare che sono una fatto gli gnocchi, così scendono e non si fanno male. Buongiorno. Cosa cazzo è successo, ragazzi? È crashato tutto. Vabbè, ragazzi, abbiamo fallito nel nostro intento di propagandare gli gnocchi della nonna ai propri nipoti. Io ragazzi comunque ci ho provato. Se si freddano poi sono cazzi loro. E lo credo bene. E questa, ragazzi, era la prima parte della mod su Iron Man. Ho veramente molte altre cose da farvi vedere su questa mod. E vi ricordo che a 6.000 mi piace andiamo a Forza Ancuda a fare un culo così ai federali con questa mod devastante. Sì che non è buona. Io, ragazzi, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto dite lasciarmi un bel mi piace, un commentino. Iscrivetevi al canale se volete, trovate Facebook o Instagram. Iscrivetevi nei commenti come al solito, ragazzi. E che dire, uscite un altro video alle 14 di Next. Quindi, ragazzi, ricordo, non foste persi, torno comunque il link qua sotto nei commenti. E che dire, raga, chiuda Flame, è tutto, bella rega. Mi chiamo TJ e vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider Big Smoke hasta Switch.